attenzione che questo non è una battuta, eh? È profondamente segnato, ogni antropologia individuale è profondamente segnata nella cultura occidentale di queste categorie automatiche, irriflessive, no? Cioè nell'inconscio ormai, direbbe Freud. Ecco. Allora, che cosa ha notato? Cosa che ormai è nell'occhio del ciclone. Non il sistema capitalistico in quanto il problema dell'estremismo, dell'usa e getta. Oggi in discussione possiamo finalmente, io negli anni 90, se lo ricorderà Giuseppina, quando parlavi dell'usa e getta, ti guardavano con quattro occhi così. Oggi, ma se facciamo così, quattro pianeti, ce l'hai quattro pianeti? Trump forse sta preparando di andare su Marte, forse ne trova un altro, poi voglio dire, è una battuta, ma non è una battuta, perché ci sono, stanno lavorando, anche da quel, per smaltire tutta la spazzatura industriale che c'è nel cosmo, voglio dire, no, no, poi noi beviamo, perché siamo bombardati e abbiamo da mangiare a mezzogiorno, c'è da fare la pasta, insomma, no? Quindi noi dobbiamo sezionare, mi occupo di quello, e quello mi entra, ma non lo lavoro, e automaticamente mi condiziona. Anche se io sono un professore universitario, sono una persona che mi ritengo mediamente attenta. Allora io parto di qui, intanto cogliamo l'attimo fuggente. Oggi l'usigetta è vissuto come non più sostenibile. Sullo sfondo ci sta tutto quello che diceva Francuccio, però non dobbiamo confondere il primo piano con lo sfondo. Io parto contro l'usigetta e trovo alleanze che un tempo sarebbero state inusitate. Cioè io mi trovo Ferrero che mi risponde al bicchierino d'estate alla lettera. La mazza? E perché come fai a dirti no? Allora cominciamo a lavorare insieme. E cominciamo... Sì, io parto dal principio che io non voglio farti il lavaggio del cervello a te Ferrero. Però tu Ferrero ieri non mi hai mai ascoltato. Oggi ascolta quello che dico io. Io ascolto anche il tuo punto di vista. Tu mi dirai, tu semplifichi troppo, Rossano. Io lo sai che ho la concorrenza con Barilla, no? E quindi io ho, lo sai che 2000 dipendenti. E non è un'affermazione odiosa, perché lui porta i soldi chissà come. Io non ci voglio andare nel moralismo. Evitiamolo. Leggiamo però che cosa avviene. Le strutture, io ci metto un input, automaticamente mi esce un output. Ma questo non dipende dall'essere buoni o cattivi, dipende dal modello, dal paradigma, dal programma, chiamatelo come vi pare, dall'episteme, no? Chiamatelo come vi pare. Allora io credo che ci vuole un approccio di exit strategy dall'usa e getta, di transizione fuori. Quello che oggi è chiaro, magari in modo maggiore, in modo minore, sicuramente gli interessi a essere veloci per raggiungere o per fermare sono diversi, e quindi anche il tenore di coinvolgimento, la motivazione di fondo è variabilissima. Noi siamo più interessati a un cambiamento. Le imprese che lavorano con l'interesse, ma di nuovo non per cattiveria, hanno un altro approccio, in modo fenomenologico, vedono la questione da un altro punto di vista. È normale che sia così, è il gioco dei ruoli delle parti, però ci vuole un exit strategy. Qui io, anche qui, faccio degli esempi che in questi giorni arrivano nel mio piccolo centro di ricerca di Rio di Zero, dagli amici francesi, no? Noi il 21 organizziamo al Polo Scientifico di Capannori un workshop sull'utilizzo di un vetro liquido, un nanovetro, che è in grado tecnicamente di sostituire tutte le pellicole plastiche all'interno delle vaschette che adesso sono in polistirene, che è una plastica che si digerisce male, che si ricicla male, è riciclabile ma con grandi difficoltà economiche e anche di processo, insomma. Allora, questo sistema del vetro liquido non è la soluzione strategica, come, se mi permetto, catturo qualche forte suggerimento da parte di Francuccio. Noi dobbiamo sempre pensare alla strategia, alla vision, ma anche il pragmatismo di raggiungere. Non dobbiamo dare alle persone, averla in primo luogo noi, la bussola,
dov'è il nord, dov'è la stella polare, quella. Poi magari faccio anche così, magari vado insieme, e poi ci ritroviamo, tu vai a destra, io vado a sinistra, ma poi ci ritroviamo. L'importante è avere la stella polare che ci guida, quindi la comune visione. Però bisogna anche step by step, proprio giorno dopo giorno, passin dopo passin, andare in quella direzione. Quindi se c'è un millimetro che mi porta in quella direzione, io in modo pragmatico, senza avere la puzza al naso, perché me lo diceva il mio antico, che noi siamo fatti anche così, siccome tu eri il mio antico nemico, mi hai spiazzato, io non mi posso più sfogare con te, sei il capitalista cattivo, non mi ci posso più sfogare con te. No, ma qui perdiamo tutti, e la sfida è o vinciamo tutti o perdiamo tutti, o siamo in grado a livello di culture politiche di distinguere tra partito, forse ancora nobile, e fazione, ignobile. Altre cose sono gli spettacoli delle fazioni. Ah no, ah, perché se no, se vince lui, perdo io nella poltrona di vice ministro. Ma questo no, il partito è altra cosa, devo imparare ad ascoltare quello che dice, poi chiedo a lui di fare altrettanto. Se lui non mi vuole ascoltare, allora faccio bene a arrabbiarmi, ma se lui dice, lo santo, ho ascoltato, ora ti dico, non sono granché d'accordo, ma io ascolto volentieri, perché magari non tutto, ma una piccola parte la condivido della sua critica, perché siamo in una fase di costruzione, forse non da tabula rasa, ma comunque ridobbiamo riorganizzare gli elementi. Ecco, quindi la transizione o exit strategy. Quindi quello che ti permette di andare a ridurre la plastica useggetta, non tutta la plastica. Io non ce l'ho il feticcio della plastica, quella useggetta se ne può fare a meno. Sì, ormai lo dicono tutti. Questo può servire, sì, poi ce ne sono altre possibili soluzioni. Beh, una ragazza di Zero Déchets francese, siccome questa azienda lavora tra Bergamo e la Francia, mi ha mandato una mail, una ragazza che conosco benissimo, anche giovane, quindi ho anche un po' questo paternalismo che mi ha frenato nel rispondere, dice, Rossano, ma noi siamo contro l'uso e getta di qualsiasi tipo. E io, siccome vivo, vengo dagli anni 70, dico, attenzione, no, non gliel'ho detto a lei, che poi nel caso suo, dal punto di vista della generazione, non è, però, quello lui lo chiamava gli stili di vita, no? A me mi spuzza tanto ancora di New Age, faccio yoga, io lo faccio a yoga, ve lo dico, ma guarda, sommessamente, ma io sono laicissimo, io sono andato a un corso del buddismo, il buddismo è una grande filosofia, va studiata di più in Occidente, ma non è che di colpo divento buddista, perché prima di tutto io metto davanti i dubbi, io sono ancora illuminista di questo, io prima metto alla prova anche i miei concetti. Io sono rigorosissimo anche perché spesso sono un po' duro con gli altri, perché siccome lo faccio con me, allora mi viene in gioco forza a volte interrogare in modo che per altri può sembrare diciamo eccessivo, invecchiando sul corso un po' più moderato, insomma. Ecco, sicuramente, chiaramente è un passaggio troppo sintetico il mio, rifiuti zero, il progetto di 10 passi rifiuti zero, può essere l'inizio della rivoluzione ecologica, perché se qui stamani si faceva un incontro sul riscaldamento globale, magari, visto che è una scuola, poi prendevate gli appunti, però diciamo è più da specialisti, ma se io parlo di rifiuti zero, lo sapete, io lo feci a Carcinaia l'altra sera, fu simpaticissimo perché non ero preparato, ma sorpreso, quindi lo ricordo. Dissi, partì subito, lo sapete dove si mette il guscio delle cozze? E cominciano a dire, dove? Ve lo dico in fondo. E lì allora capisci che noi stiamo parlando della crisi ambientale globale, partendo da quello che passa dalle mie mani, e capiamo che noi non è vero che sono sempre gli altri, noi siamo parte del problema. Non c'è il capitalista cattivo, che io non amo, tra virgolette, quindi magari, però, se no, sono categorie che non ci portano da nessuna parte, non ci fanno vincere, soprattutto i più, soprattutto i poveri, che siamo i più, mi ci metto anch'io, anche se confrontati i poveri, io sono un privilegiato, insomma. Quindi è
dobbiamo partire dal fatto di riconoscere il problema e di essere parte del problema. Ma se io sono parte del problema, voglio esserne parte della soluzione. È conseguenziale. Poi magari c'è quello che non ha interessi, lo vuole essere ora. Mi spiego, sono dove mettere. Quello che vende resta te, è più freddo. Ma questo è normale, perché io ci mangio con quella roba lì. No? Quindi, normalissimo, normale, empatia anche verso, tra virgolette, quelli che magari un tempo definivi cattivi. Io mi devo chiedere, ma perché insisti? Perché forse non è così chiaro come tu dici? Perché ci sono dei passaggi critici, è inevitabile. Ogni qualvolta te proponi una tesi, è inevitabile che ci siano controindicazioni, sono vantaggi e degli svantaggi. Anche questo, ecco perché c'è il dogmatismo. Si chiama ideologismo, si chiama ideologia, però anche qui ci vuole un nuovo approccio laico, che non vuol dire non essere credenti, no? Che vuole dire Pier Giorgio sicuramente un credente, ma è una persona laica, perché la storia che abbiamo in qualche modo anche attraversato, da parte mia meno le tese più vecchie, ma insomma mi accorgo di essere diventato vecchio e sono contento, quando trovo persone più vecchie di me, ma scherzo. Ecco, quindi rifiuti zero forse può essere il trampolino o uno dei più importanti trampolini, diciamo, di lancio della rivoluzione ecologica. Perché cosa succede? Abbiamo le famiglie rifiuti zero a Capannori, 65 famiglie che hanno aderito attraverso un bando comunale che dà poi in fondo un ulteriore sgravio del 20% a farsi pesare i rifiuti, no? Allora, abbiamo visto che è facile. Questa è la media del indifferenziato prodotto da queste famiglie, lo pesiamo, voi sapete che il sistema normale che Capannori non pesa i rifiuti residui, ma c'è il TAR, che è la frequenza di ritiro del sacco, quindi più volte lo riempi e quindi c'è un calcolo matematico che fa combaciare il volume con la massa, cioè con il peso, sono due cose lievemente diverse, ma insomma ci si intende. Ecco, allora cosa succede? È automatico. Quando entri nel nuovo paradigma, come diceva lui, il piano inclinato ti porta a dire io ora consumo un po' di plastica, ma io ho la fontana, vado a prendere l'acqua. Io i saponi, ma mi hanno detto vado su internet, ormai si trova dovunque. Il sapone me lo faccio da me, è bellino, è figo, è bellino, perché è moderno, non è da vecchi tromboni, no? Da Diogene. No, che facciamo una scelta radicale sempre su, diciamo, si dice, poi bisogna vedere, ma è bellino e figo. Io compro un vestito come fanno le ragazze a Londra o anche a Milano, c'è uno startup, compro un vestito di marca che costa tanto, ma me lo divido in 10 ragazze e non è più l'usato. Oggi è sfigato, oggi se sei sfigato hai chiuso. E voglia di dire, sei uno sfigato, te non apri un uscio neanche se ti paga. Devi, non devi, c'è qualcuno che dice, oggi c'è un filosofo polacco che è morto, la cultura della seduzione. No, non è necessario sedurre, ma bisogna includere nel messaggio gli altri. Ed è difficilissimo, è un'arte, ma è un'arte umana, non è un'arte tecnica, è un'arte calda, non un'arte. Ecco, questo è molto importante. E una volta che sei stato attratto da separare, sei anche attratto da ridurre. Andare a guardare, vai al supermercato, intanto comincia a dire, non ci sono dei negozi, da noi non ci sono. Cominciano i supermercati in Olanda, in Belgio, dove te trovi tutto, il sapone, ma trovi anche il cibo senza imballaggio. Noi, cioè, vai a Lucca, a Tiarese, puoi comprare le creme o i saponi. Però se vuoi comprare il cibo ti tocca andare chissà dove. Cioè, la gente ha mille cose da fare, magari ha due figlioli, magari insomma anche una faccia di genitori anziani, questa è una cosa che succede sempre più spesso, non è che puoi pretendere che la gente sia invasa dalla santità. Esiste anche una sana mediocrità di ognuno di noi, che non va difesa, ti devi sempre migliorare, però c'è e non è spregevole essere nella media. Un po' più spregevole essere sotto la media del civismo, ecco, ma la prima fila deve passare il messaggio alla seconda, la seconda alla terza, fino all'ultima fila, diffondere il civismo,
diffondere esempio, non solo parlare bene, ma agire bene. Magari faccio due azioni belle, agli altri non lo dico. Io faccio un faccio un sapone, magari gli amici sei orgoglioso, ma non perché sei migliore degli altri, semplicemente perché fai la cosa giusta, ma non per metterti in mostra, perché oggi l'egocentrismo viene fortemente dilatato dal messaggio pubblicitario. L'apparire il piccolo principe, l'essenziale invisibile agli occhi. Io sono, se sono, lo dovete decidere voi. Se qualcosa di quello che vi dico ha un senso, siete voi a decidere. Io cerco di darvi il mio meglio. Se per voi è poco, e io di meglio non so tanto. Magari quest'altra volta dico, potevo fare meglio qui anziché qua. Ecco, allora se sono dentro il problema, capisco una cosa, anche questa copernicana. Ve lo dico perché negli anni 70-80 c'era il CLIT, no? Ti ricordi? Cioè, se io ci penso, mi sembra che sia nel paleolitico, quando studio con i bambini, la differenza tra paleolitico. Il CLIT era un consorzio che dava soldi a dei consiglieri o politici locali, tra virgolette si usa tecnicamente, trombati, perché gli dava, no? Era un compito che non si sa mai quale sia stato, e poi si è speso un sacco di soldi. Quando incontravi gli amministratori o del CLIT o del comune, ce lo so, ma i rifiuti dove li metti? Il quale fa? Lo lanci con l'inceneritore o la nessuno si è chiesto perché ci sono i rifiuti, come si forma in modo fenomenologico il rifiuto. Allora, cioè, anche qua, cioè, la verità tra virgolette, o i frammenti di verità, più che cercare la verità, come le vene auree, piccoli frammenti, non il boccione d'oro. Piccoli, cerchiamo frammenti di verità. Non è vero che siamo condannati al nichilismo e al relativismo di cui parla il Papa giustamente. Non è vero che siamo, o la verità è troppo forte o non esiste. No, esistono pezzi di verità. E ognuno di noi, il mare che è dentro la voce. Allora, i rifiuti ci sono. Se queste due mani mischiano, ecco, avviene che ci sono i rifiuti. Ma se queste 10 dita, quanti, le mani, vedete, sono perfette, non le mie, tutte le nostre mani, hanno avuto uno sviluppo filogenetico gigantesco, sono collegate al cervello, per definizione, l'homo faber, camminare non quattro zampe, vuol dire che sono fondamentali, quindi mischio e rifiuti, tengo separato, miracolo, 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 ma da bambini, bello quando... Francuccio dice, manteniamo l'ingenuità dei bambini, perché lo stupore, noi abbiamo perso lo stupore negli occhi, vediamo quello che vogliamo vedere, e io sto cercando negli occhi dei bambini, potrei andare in pensione, ma dico, lo stupore che mi comunica, mi guardano, maestro, ma che dico? Guardate che c'è una domanda che è ricca di risposte, immenso, è un'iniezione, io devo andare avanti, senti la responsabilità, senti che il piacere di stare insieme a una comunità che è orizzontale con i contemporanei, ma è verticale dal punto di vista delle generazioni, del rapporto passato, presente e futuro. Ha bisogno di memoria e ha bisogno di sapere tecnico e anche tecnologico, non antimodernista. Ma la tecnologia non ci salverà da sola. E anzi, prevalentemente, che cos'è che ci salva? La buona organizzazione, la buona formazione, la democrazia delle comunità, che spiega al mio amico Sensi, che è particolarmente testone, ma che conosco da tanto, che spiega dove mettere la carta unta della pizza. E quando l'ha segnato, non se lo scorda più, diventa un automatismo, come ora è un automatismo bere l'estate e buttarlo sul piazzale di Ariano, dove ce l'abbiamo trovati due. Ecco, creare altre conoscenze che producano automatismi, producono organizzazioni, ma ho già ragione lui, bisogna partire dal basso. Io però non sono per demonizzare, per i motivi della transizione, l'economia così com'è ora. Ma con l'economia così come ora deve capire che non ha futuro se non c'è una transizione.
Discutiamo la transizione, riconvertiamo l'economia. L'economia circolare non è la panacea, anche se le public relations rischiano di definirla tale, ma comunque è un pezzo importante della transizione. Poi vedremo il ruolo del lavoro. Ma io credo in questo momento, e chiudo perché i temi sono tanti, poi mi scatenate, voglio dire, ecco, io credo che oggi su una plastica, abbiamo visto la crisi ambientale globale, la desertificazione, non è solo la perdita di fertilità dei suoli, ma è un problema vero. Si dice che le rivoluzioni arabe, le primavere arabe, sono nate perché è aumentato il prezzo dei cereali. E lo sapete perché? Dove mettere la cozza, dove, sapete perché c'è aumentato? Perché in Africa, cioè quando si andava negli anni 70, io stesso, andavo a vedere quanto si guadagna in Burkina Faso, c'era una famiglia, reddito al mese zero. Ma di che vivono? A parte alcuni morivano di fame, ma avevano la cosiddetta agricoltura di sussistenza, cioè avevano un pezzettino di terra che gli dava da mangiare, non i soldi, ma la cosa più importante è da mangiare. Quel po' magari lo scambio e ci prende il cereale. Che è successo? E bisogna stare attenti con questa giusta alternativa al riscaldamento globale, no? I carburanti. Attenti, perché l'Africa, ce lo dice la FAO, ma anche qui non ve lo dice, lo sa Ercolini, c'è il fenomeno del land grabbing e anche del water grabbing, sostanzialmente l'accaparramento di terreni che storicamente in buona parte erano destinate alla produzione di proteine, cioè di cibo, destinati alla produzione di carburanti. L'olio di palma della Nutella ha sottratto non tanto spazi alla foresta pluviale, ha sottratto spazi alla coltivazione di cereali. Ed è chiaro che il cereale è una commodities, viene giocata sul mercato, aumenta e quindi crea quegli scombussolamenti geopolitici che poi stanno alla base dell'immigrazione, di cui piangiamo, salvo poi che la maggioranza tende magari a dire Salvini ha ragione, ce ne sono troppi. Ma se non rispondiamo in modo analitico, passerà l'idea dei cattivi. Noi siamo anche cattivi, siamo autorizzati ad essere cattivi. Vedete com'è tutto collegato, noi c'è da ricostruire fino anche le antropologie e le leadership. Io mi considero tra le leadership, quindi voi siete qui a farvi una tappa tanta, perché voi siate in grado di non replicare il mio messaggio come